La Regione dà il via alla realizzazione di una serie di interventi per la salvaguardia delle coste abruzzesi dal pericolo dell'erosione. È la Regione stessa che, con una delibera, ha consentito, a proprie spese, alla richiesta dei titolari delle concessioni balneari sull'inizio dei lavori di ripascimento morbido dei tratti del litorale, garantendo così il normale svolgimento della stagione estiva 2019. La Giunta regionale, presieduta dal governatore Marco Marsilio, oltre all'inizio dei lavori, ha dato il via anche allo schema di convenzione sottoscritta con le imprese balneari che vorranno impegnarsi, con capitali propri, alla manutenzione del litorale. Nella delibera, infatti, si legge che la Regione ha tutto l'interesse alla valorizzazione dell'economia turistica, ma ha comunque bisogno della collaborazione degli operatori per la realizzazione di nuovi progetti o dei lavori di manutenzione per la salvaguardia del litorale. Le regole sono chiare. L'operatore che sottoscriverà l'accordo avrà a disposizione l'intero territorio per la realizzazione dei lavori e la consegna cesserà con la fine degli interventi, certificato con un attestato da regolare esecuzione. Le operazioni di salvaguardia dovranno terminare entro i termini previsti, per non ostacolare il normale svolgimento della stagione estiva. Infine, gli operatori dovranno sottoscrivere una polizza assicurativa per eventuali danni provocati a persone o cose, oltre a redigere un piano sulla sicurezza, mentre la Regione sarà esente da qualsiasi responsabilità. A garanzia ci sarà una fideiussione bancaria pari al 30% dell'importo complessivo dei lavori a carico del concessionario.